Ciao ragazzi e benvenuti sul canale MDM Vintage Orologi. Sto andando a prendere gli amici per andare alla fiera Bidonville. La fiera Bidonville è una delle più grosse che si tiene, credo, in Campania. È una fiera ovviamente del baratto, troveremo sicuramente tantissimi nonnini esagerati e nasce, penso, circa questa associazione nacque credo una ventina di anni fa in un vicoletto di Napoli, dove c'era questo piccolo negozietto che vendeva e barattava cose dell'usato. Tanto è vero che la fiera viene denominata fiera del baratto, quindi c'è anche la possibilità non solo di acquistare ma ipoteticamente di barattare, ma nessuno lo fa. Quindi iscrivetevi al canale, siamo quasi a 4000 e se il video vi piace un grande like. Colazione e fiera del baratto. Andiamo alla fiera, ragazzi. Buongiorno a tutti. Passaggio a livello, Il grande Pino. Facciamo un po' di colazione, ragazzi. Stamattina mi sembra che fa un po' freddino qua. Ha nevicato stanotte. Ragazzi, 5 gradi a Napoli. Allora, sono riusciti a dare per me la spesa. No, latte non su. Per il grande cecchino. Caffè macchiato dell'inarrestabile e caffè amaro. Quello di Casertano è zuccherato, il resto è tutto amaro. Questo non è Casertano, è l'inarrestabile. Come si chiama? Inarrestabile. Ande. È arrivato anche Mister Omega. Siamo in attesa dell'apertura. Facciamo un check orologi? Eh sì. E poi prendiamo un po' di sole, va? Allora, io ho un Riwell, azienda napoletana. E un Edox Lorenz Movimento ETA Mister Omega Marvin Automatic 7750 inarrestabile, metti a fuoco bene, mi raccomando. Eberhard calendario completo dall'altro lato e poi azienda napoletana Altanus. A posto così, grazie ragazzi. Prego. Ah, c'è anche il cecchino, un attimo. E non c'ho niente. È sfornito oggi. No, e c'ho un comandischi. Dagli amici russi. Quegli amici russi. Sì, o nemici. Questa puzza di zuffo è normale, non è che. E da quest'altro lato c'ho un piccolo Zenith. Da espireto. Infatti non si respira qua. Dalla puzza che c'è. È proprio un bel pezzetto, per mia moglie ci piace un orologio a meno 35 minuti. Automatico. Hai visto questo? Ciao! Ma poi ci conosciamo, siamo telefonicamente. Aspetta. Poi ti va. No. Aspetta. Lo pensavi, ragazzi. Mime, da dove stai venendo tu? E tu di casa nuova. È staccato. Dico zero marrone. No, ecco, guardando il bicolore, questo qua. Che cosa? Un Romer, bello. Un Romer. Sì. Al blu e grigio. Blu e bianco, è beige. Quanto è la richiesta? 130.
Cazzo, hai visto il Big Zero marrone? Mm-hmm. Guarda questo qua, lì. Questo qua. L'inquadrato che... Sì. C'è un cosacco. Ragazzi, c'è anche un orologio che adora il cecchino. Indovinate qual è? Indovina l'orologio del cecchino. Un Chester. Bianco però, deve essere. Questo pure è particolare. Sì. Quando profuma il charro. Ma stanno risalendo, stanno risalendo come Unicorn. Unicorn. Si va a fabbrica a Casandrino. Tempi. Questo che prezzo? Questo fa 70 euro. Bello questo, eh? Dobbiamo vendere anche bianco? La disponibilità è la tua. Due orologi a polso. Fantastico questo qua. Bello anche questo. Ma che la cosa bella è che sono nuovi, lucidi, nuovi. Ma poi il cinturino originale. Sì, il cinturino originale, è tutto originale. Sono bombati, guarda qua. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Metto qui questo. Un disco volante, Mariano. Questo è Bubble. Alle di plexi, in plexi. Ma che azienda è? Spizioso, eh? Mm-hmm. Guarda questo con la madre. Ma questo qua che cos'è? Un tasto a pompo prima, non mi ricordo il nome. Rawen, mi sembra. Ma questi sono bellissimi. Questo che prezzo? Questo qua nero? No, questo qui con i tasti a pompa. Questo 600 euro. E invece il primo? Il Landron? Questo? Sì. 400 euro. Bello, eh? Però il Jack Girard è più bello. Quello che merita, sicuramente. A me piace questo. Sì. Ma pure quello è 7733. Quale? Questo qua con i contatori blu. Tasti a pompa. Questo qua sì. Bella sta fiera comunque. Signor Pietro, quando facciamo l'altra fiera orologico? Settembre, forse. Non lo so, aspettiamo sempre il grande Glauco. Le notizie che arrivano dall'alto. Glauco. 405, lì sei automatico in acciaio. Mamma mia ragazzi, che pezzi. Mi passa, no? Leggermente. Faccio domanda, quando mi unico di suo corso? Mi tengo poco, non so variare. Guarda questo. Ditemi voi, ditemi voi. E quando noi saliamo sopra, tutti così che lo voglio. Bellissimo, pure questo. Peccato che sta girato, questo è molto bello. Bello, mamma. Non riesco a capire che cosa sia, però è bello. Questo qua. Adesso cronomat. Questo è cronomat, è breve. Mamma mia, adesso cartuccia. No, ma Pietro. Omega. Ah, c'è anche un bel Bulgari. C'ha pure un bel Bulgari carbon cocco. Guarda questo. C'è per le regate, vedi? Bello, sì. Mamma mia ragazzi, che pezzi. Che cosa piccola qua? Oh mamma mia, guarda. Guarda ste belle. Oh yeah, bellissimo. Questa è una... Aspetta, ce l'avevo pure io. Non mi viene il nome, però è bello. C'è la miseria, mannaggia. Chiedo adesso ti martelleranno i telefonati. E non poteva mancare la coppia vintage. Cacciamo i polsi, vai. Ciao Mariano, io ho un movimento stampato. Che Timex? Ce ne sono un sacco. Una lattina. Una lattina e un lanco. Ah, questo è bello. Questo è bello però. Quello che hai preso da mondo. Bello sto lanco. Signora Citizen. Sì. Variazione. C'è il muso, ce l'hai, guarda. Questa è Rodania Moon Master, si chiama. Fagli vedere il fondello. Hai fatto la foto di questo lavoro? No. Perché sono un giorno? Ma ce l'ho là, vieni. Ah, aspettate un attimo. È più bello questo che lo Speedmaster nuovo, almeno è d'acciaio.